450 visite di dermatologia oncologica ed estetica, 150 controlli per la prevenzione delle patologie al seno e consigli per la chirurgia ricostruttiva. È il bilancio dell'Opel Day, che si è svolto per tutta la giornata di domenica nel poliambulatorio della società privata Sismer Servizi Abruzzo. Il grande successo è stato sottolineato dagli organizzatori, che per evadere tutte le richieste non soddisfatte hanno annunciato anche una seconda tappa dell'Opel Day, probabilmente dopo l'estate. Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto dai cittadini, ha spiegato Giulio Mascaretti, professore associato di ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi dell'Aquila e responsabile organizzativo della struttura. Le richieste sono state tantissime e non è stato possibile inserire altre persone nelle prenotazioni. Per questo ci sarà il prima possibile un secondo Open Day. I medici della struttura, che si trova in via Piemonte 2A nella zona Le Macchiole del capoluogo abruzzese, sostenuti anche dal personale, dagli impiegati dell'accoglienza e gli sportelli di accettazione, hanno visitato circa 600 persone. La struttura ha più di 20 professionisti, anche 4 posti letto, zone chirurgiche, laboratorio e degenza sterile. È specializzata in procreazione medicalmente assistita e diagnosi prenatale, si occupa anche di diagnostiche ecografiche e chirurgia vascolare, urologia e andrologia, ginecologia e ostetricia. Al centro dell'evento c'è stata la prevenzione. È significativo far capire al paziente l'importanza dell'autoesame, di mettersi periodicamente davanti a uno specchio e iniziare a conoscerci, identificando per esempio lesioni esistenti o nuove lesioni, ha spiegato la dottoressa Ambrantonini, medico specializzato in dermatologia oncologica. Sono quindi molto importanti, devono essere periodici, controlli e la fotoprotezione della pelle, soprattutto dall'età pediatrica. Per quanto riguarda invece la senologia e la patologia anoplastica, oggi quanto prima si scopre un tumore, tanto maggiore è la possibilità di guarigione, ha sottolineato Giampaolo De Rubes, chirurgo specializzato in senologia e fondatore del centro di senologia dell'ASL dell'Aquila. Le nuove generazioni sono più sensibili rispetto a qualche anno fa e i mezzi che ci sono oggi a disposizione sono all'avanguardia, sia come metodiche strumentali che cliniche. Per questo la prevenzione è fondamentale, ha detto.